Per dire dove siamo, dobbiamo in qualche maniera ricontestualizzare dov'era, diciamo, dov'è tutto il contesto del progetto. E come qualcuno già ha visto negli altri nostri incontri, ripartiamo sempre da una roadmap. Questo dà un po' l'idea del ritmo del progetto. Noi siamo qua a giugno 2017, esattamente dove dovevamo essere quando siamo partiti. Abbiamo avuto una conferenza stampa che non è passato neppure un anno. L'evento del 4 ottobre è stato l'inizio della presentazione del progetto, dove abbiamo rilasciato gli strumenti, quindi parliamo di circa 6 mesi fa, quando abbiamo rilasciato gli strumenti. A novembre ci siamo visti 3 giorni al Salone Orientamenti, a febbraio abbiamo fatto gli incontri territoriali e a giugno ci vediamo per poter avere quel evento che, diciamo, era tecnico inizialmente. Avevamo pensato di fare solo un incontro tecnico, ma di grande contenuto, perché la restituzione da parte dell'università del prezioso lavoro di analisi, quindi di osservazione, di valutazione, di metodo di quanto è inserito nell'osservatorio, per poi vederci a fine anno nell'incontro, diciamo, tendenzialmente conclusivo del progetto, e anche capire cosa avevamo fatto. Questo grafico in realtà si concretizza in molti contenuti, risultati e attività che io tralascio per una questione di tempo, ma che voi potete trovare, da domani avrete già tutti i contenuti sul sito. Voglio solo dire che, appunto, da luglio ad ottobre abbiamo rilasciato tutti gli strumenti informatici, quindi l'osservatorio, il sito, la base dati, la community, l'assistenza del digital team. Abbiamo avuto degli eventi con convegno, appunto, ad ottobre con tutte le scuole partecipanti, un orientamento di 3 giorni, e a febbraio abbiamo fatto 5 incontri territoriali dove siamo andati sul territorio. E nel frattempo abbiamo anche avviato le attività della ricercazione in quei 2 percorsi con quei 30 partecipanti, quelle 30 scuole che hanno fatto queste attività altamente innovative con l'università. Quindi ci troviamo qua il 27 giugno nell'incontro di restituzione dell'analisi dei dati. Questi sono altri numeri di progetto, faccio solo riferimento a quello che diceva Dottor Scarrone, 195 scuole dentro, più le paritarie, più da domani anche benvenuti i nostri organismi formativi, parliamo di una community di 1000 persone, il che vuol dire che noi tendenzialmente facciamo uno sforzo di governance particolare, perché dobbiamo tenere dentro tutti e parlare con tutti singolarmente, perché questi non sono numeri aggregati, ma sono persone, sono docenti, sono tutti rapporti personali che dobbiamo mantenere in maniera coordinata con tutte le scuole. Quindi diciamo è abbastanza impegnativo e quindi molto partecipato. Però quindi dove siamo qui a fare appunto dove dovevamo essere, dopo che il 20 aprile abbiamo chiuso l'osservatorio in modo che l'università avesse il tempo di poter elaborare i dati che erano presenti. E diciamo avremo poi tutta questa parte che vi raccontiamo dopo, che è, diciamo, tutte le attività che abbiamo già previste entro la fine dell'anno, ma lascio appunto la parola alla collega dell'università per poi fare tutto questa diciamo la parte della restituzione. In sostanza noi siamo qui oggi perché? Perché dovevamo per 2 motivi fondamentali: da una parte condividere i risultati ottenuti nel rispetto della roadmap e anche come momento strategico del progetto. Giustamente, come si diceva con l'assessore, sono giorni molto impegnativi per le scuole, però questo evento sarà interamente registrato, quindi poi verranno prodotti tutti i contenuti, ma era importante restituirlo ora, quello che ci eravamo detti, per poter poi fare giustamente i correttivi e le azioni, diciamo, di migliorie, e per avere lo slancio e la motivazione a arrivare in fondo. Quindi noi abbiamo ottenuto il coinvolgimento delle scuole della Liguria nella community, parliamo del 91%, abbiamo 181 scuole profilate inserite nell'osservatorio a fronte, vado a memoria, di 199, comprese le scuole paritarie, da domani entrerete anche voi, quindi supereremo i 200. Abbiamo popolato l'osservatorio, quindi la community è attiva, perché abbiamo 270 progetti innovativi inseriti con le varie tipologie. Metà delle scuole stanno inserendo, quindi le scuole che inseriscono più di un progetto ognuna. L'analisi è stata fatta il 20 aprile, quindi sarà su meno progetti, ma questi sono i numeri attuali.
E l'altro momento per cui era importante vederci oggi, perché oggi dobbiamo dare un senso a quello che abbiamo fatto per poter poi arrivare a fine anno sempre rispettando gli impegni presi. E quindi grazie all'Università di Genova oggi daremo un senso ai dati dell'osservatorio quale evidenza dell'innovazione della scuola nella nostra regione. In particolare io adesso ricordo solo dei macro dati che poi vengono dati in dettaglio. Avevamo due tipologie dei progetti, il nostro osservatorio ragiona appunto sulla componente innovazione della scuola, dove diciamo si vede che, e questo è molto bello anche rispetto a quello che ha detto l'assessore, cioè i bisogni veri sono sulla formazione, sulle infrastrutture, che sono i progetti su cui si è lavorato di più. Per l'altra parte abbiamo la tipologia dei progetti curricolari ed extracurricolari, dove si vede che la maggioranza dei progetti inseriti sono curricolari, il che vuol dire che l'innovazione è una pratica quotidiana della nostra didattica quotidiana. È importante vederci oggi perché stiamo affrontando una sfida complessa, un po' per i numeri che vi ho detto prima, un po' per il fatto che è un po' la prima volta che Regione Liguria affronta un progetto di innovazione con una governance così diffusa. Se voi ricordate l'inizio, il nostro motto è sempre stato un progetto con la scuola e non per la scuola. Questa è una cosa, diciamo, molto bella in termini idealistici, ma nei fatti pratici è uno sforzo considerevole poter stare dietro. Quindi è importante far crescere insieme l'innovazione coinvolgendo l'intero sistema regionale. Cerchiamo di fare sempre, e speriamo di farcela, un processo condiviso e comune, e per questo sono necessari momenti di confronto per rafforzare motivazione e slancio, e anche quindi rispettare, seppur in un momento di complessità, questa cosa aveva valore proprio per rendere questo tipo di... Infatti qualche giorno fa abbiamo fatto un incontro tecnico proprio preparatorio all'evento, e giustamente sono state poste le domande: stiamo facendo bene, stiamo dando i risultati di quello che ci eravamo detti, e quindi ci fa piacere incontrarci oggi per poter mantenere questo impegno e per dare il ritorno di tutto quello che abbiamo fatto, proprio anche per una questione di correttezza rispetto a quello che ci eravamo impegnati a fare. Quindi a fine incontro abbiamo anche fatto una scheda sintetica per capire un po' quello che ci vogliamo dire oggi e quello che ci vogliamo portare a scuola, perché è anche per questo che abbiamo fatto l'incontro oggi, perché il 30 di giugno avete tutti il collegio docenti, avete tutta la chiusura delle scuole, quindi era importante poter avere un'evidenza prima di questi incontri all'interno delle scuole, affinché chi di voi è in presenza, chi è a distanza e chi ha comunque già partecipato a tutte le attività possa riportare questi risultati. Li avete nel foglio che vi abbiamo dato, potete commentarli nella bacheca elettronica di cui questo è il link. Io diciamo sono arrivata alla consapevolezza di partecipare a una community Liguria ormai consolidata, evito di farvi la didascalia perché questi risultati li troveremo poi durante la giornata, e poi vedremo se alla fine riusciremo anche a commentarli e in qualche maniera a procedere. Quindi io direi che possiamo passare, Angela, alla parte dell'università. Scusatemi, perché volete fare i saluti dell'Ufficio Scolastico Regionale, grazie alla Razzi, se vuoi dire, tanto che noi ci prepariamo, e Raffaella Gregori. Grazie, buongiorno a tutti, io ringrazio veramente l'assessore Ilaria Cavo, che è la paladina dell'innovazione a scuola. Pregherei la collega Gregori di accompagnarmi in questo viaggio, perché vogliamo complimentarci con Regione Liguria, Liguria Digitale, e anche col dottor Scarrone che segue con tutti i processi di formazione, anche con la dottoressa Cavallini, la dottoressa Sugliano, il professor Adorni, Unige, con i suoi dipartimenti. Ecco, noi portiamo in questo momento siamo ancora senza direttore generale, perché il direttore generale precedente è andato in quiescenza. Comunque portiamo i saluti del dottor De Raggi, che è il dirigente dell'ufficio terzo, del dirigente vicario Perotti, ma soprattutto del corpo ispettivo, che come voi sapete in base alla legge 107 ha a che fare non solo con la valutazione ma anche con la formazione. E in questo preciso momento la Liguria, voi sapete, è divisa in 10 ambiti territoriali con 10 scuole polo che hanno l'onere e l'onore di fare formazione ai docenti, agli amministrativi e anche ai dirigenti scolastici.
Allora, il MIUR ha incaricato le 10 scuole Polo di fare un sondaggio sui bisogni formativi in base alle nuove priorità che sono state date, sono state assegnate in base a un decreto 797 dell'ottobre 2016. E abbiamo proprio il piacere di rendicontarvi questo dato. Il bisogno formativo più forte al primo posto, indicato da oltre 6.000 docenti di comprensivi, licei professionali e tecnici, è rappresentato dalla necessità di fare formazione sulle competenze digitali, ma anche sui nuovi ambienti di apprendimento. E a questo proposito io vorrei però indicare anche alcune cose che stiamo facendo. Io e la collega Gregori stiamo lavorando insieme all'ispettrice Clelia Magnolini alla valutazione dei PON, FSE e anche FESR. Recentemente abbiamo valutato le candidature di licei coreutico musicali, dei due licei coreutico musicali di Genova, Gobetti e Pertini, e di alcuni licei scientifici a indirizzo sportivo, proprio per la possibilità della missione al finanziamento e per l'integrazione di vecchie attrezzature con nuove attrezzature digitali che comunque potenziano la dimensione della rete. Noi ringraziamo Regione Liguria perché, adesso qua vogliamo buttare un po' di battute, ha saputo non tanto digitalizzare l'esistente, ma questo progetto di cui oggi si offre una prima visione di monitoraggio, ha saputo rendere esistente, rendere vitale, rendere anche forte sul piano emotivo la struttura digitale, una struttura digitale che favorisce la partecipazione, la coesione sociale, la promozione di lavoro. Vorrei ricordare qui anche tutto il lavoro che noi svolgiamo insieme al dirigente Benedetto Maffezzini per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro e le sue connessioni col digitale. E a questo proposito in Italia esistono 93 fondazioni che, andando al di là dell'alternanza scuola-lavoro, hanno promosso l'ITS. L'assessore Cavo sa benissimo quanto sia importante all'interno degli ITS lo sviluppo di una filiera lunga che colleghi la produttività al mondo della scuola, il Made in Italy per esempio, al digitale. Ora, per il momento, per quanto riguarda la proposta di connessione tra digitale, occupabilità e sviluppo dell'eccellenza dell'ITS Made in Italy, in Italia ci sono solo 6 casi. Faccio l'esempio per esempio di Sesto Poientino, dove c'è un istituto professionale che ha creato un sistema, un software per poter verificare le caratteristiche naturali della pelletteria e quindi implementare le reti produttive. Non è detto che con la forza di Regione Liguria si riesca anche nei prossimi anni a far decollare in Liguria, nella nostra regione, tra l'altro una regione di frontiera, un'impresa 4.0. E poi volevo citare un'altra cosa su cui stiamo lavorando adesso a più mani, a più occhi, tra Regione Liguria, Università di Genova e Ufficio Scolastico Regionale. Ed è in questo momento un percorso che potrebbe rientrare anche nella prospettiva Alcotra e che vede interventi soprattutto sul territorio di frontiera. E tra le varie cose che noi abbiamo in qualche modo messo in cantiere è l'utilizzo degli animatori digitali, delle figure del team dell'innovazione, ma anche dei pochi, ma di eccellenza, laboratori territoriali per l'occupabilità, affinché ci sia un percorso integrato tra regione, scuole, territorio, territori anzi direi, per poter far decollare la riscoperta di antichi mestieri linkati, però permettetemi questa parola un po' così, linkati all'innovazione digitale. Ultimo, una cosa importantissima, un Erasmus Plus per gli animatori digitali, sono andati all'estero in Francia e in Germania, in Francia a Nizza, Collège Roland Garros a Nizza, in un istituto professionale che anche rappresenta però alta formazione per i tecnici a Dresda, alcuni animatori digitali della Liguria e hanno creato poi un repository su cui hanno depositato i materiali. Questo è l'esistente, noi ringraziamo ancora chi ha creato questo scenario, i politici, i tecnici, ringraziamo però anche le scuole, i nostri colleghi, i docenti, gli amministrativi, i dirigenti. Posso aggiungere una cosa, visto che... No, la ringrazio per questo intervento. Ovviamente
L'idea di unire antichi mestieri e innovazione digitale è un percorso su cui secondo me dobbiamo dialogare, che mi piace, insomma, come, per cui cerchiamo di portarlo avanti insieme il più possibile, quindi direi che è un bello spunto. E poi permettetemi di precisare che giustamente è stata anche citata l'alternanza scuola-lavoro, credo che non debba essere considerato casuale il fatto che nel progetto di alternanza scuola-lavoro di Regione Liguria abbiamo, diciamo, fatto arrivare più di 200 ragazzi nei vari settori dell'amministrazione, come era doveroso fare, insomma, forse non scontato, ma abbiamo scelto di farlo. Però i primi ragazzi sono arrivati in alternanza proprio in Liguria Digitale, quindi credo che anche questo sia un bel segnale da portare avanti, perché sicuramente è stato uno dei settori i primi visitati dove i ragazzi hanno potuto spendere le loro ore di alternanza. Quindi andremo sicuramente avanti, anche noi siamo a disposizione per il più possibile unire, diciamo, questi percorsi. Grazie.